Mi sono contenta. Bene. Sono contenta. A casa faccio solo, sai Paolo, i bordi, basta. Mm-hmm. Finito. Va bene. Se mi dici che la cialda va bene, che sì, non, va, c'è, va non bene. È da ritoccare. No, i colori già suoni, infatti, sì. Sì. Ho azzeccato, sono già, ho sì, azzeccato. Anche la parte chiara sì, ha la tonalità giusta. A posto. Qui come va? Qui come faccio? Adesso bisogna rifare quella parte più chiara, come ti dicevo prima, e poi ci va una velatura più scura che adesso poi vengo sì, se mi dicevo i colori, se mai per quella lì. Qui guarda, adesso sono arrivata lì ma vado avanti a casa, vero? È bello, però è bello, è così. È molto movimentato, sì. Mm. Sì, adesso ho capito questi... Aspetta, ti faccio con la penna. Sì, dai, dopo se mi dici che facciamo quel pezzettino sì, lì... Va bene, così abbiamo risalto le mandorle. Ecco, e dopo sì, il resto, pian pianino, me lo finisco lì. Va bene. Ok, grazie. Vedi come ti sta uscendo bene, ma è non così scuro, soprattutto in questo punto qui che va leggermente più delicato, vedi? Okay. Magari alleggerisci un po' il colore, tampona un pochino. Ma per il resto va più che bene, perché più a contrasto e più otterrai una bella densità di colori. Cosa posso fare a casa secondo te? Devi lavorare bene sui dettagli più chiari, più lucidi del bicchiere, più scuri, in modo da dargli una lucidità maggiore. E lo sfondo lo ripasso con questa tonalità qua? O lo sfondo dovresti... Allora, se scegli un colore scuro dentro il bicchiere, devi fare un tono molto buio, perché così ti risalta bene anche il colore del fondo, perché sì, io vorrei tenere proprio questo qua. Il colore dello sfondo è un colore che poi si riprende qui e qui il bicchiere, essendo vetro, riflette, quindi devi darlo anche qua. Infatti, sì, questo lo do, okay. E quindi posso passare questo? Com'è? Sì, sì, puoi passare quello, anzi potresti già farlo se vuoi. Ah, preferisco farlo a casa. Ah, va bene. Diciamo che ti conviene andare avanti un pochino con questi dettagli qui. Vedi? Ok. Va bene. Avrò bisogno di te per l'altro. Mm-hmm. Ho messo fuori l'asciugamano. Sto andando avanti un pochino. Volevo adesso chiederti una cosa. Inizia a prendere un bel volume, caspita. È anche adesso ho lavorato ombre, qua, sì. Ho ripassato qui. Ho ripreso qui e stavo lavorando su questo, perché ho dato più scuro qua, che era tanto scuro. Poi ci sono, vedi, qua, vedi ci sono che colori posso... alcune allora, parti volevo qui, chiedere. Ci sono del giallo anche qua, giallo-arancio che vanno dentro anche poi. Questi qua sono puntini, poi ti faccio vedere appunto come si realizzano, sono piccoli... Io volevo sapere, questo colore qui... Quando lo diamo? Quello lì si potrebbe accennare già con posso delle... Posso accennarlo col sì, qualcosina, sì. Dai, qua mi fermo un attimo che tanto è sfumato. Allora, lo faccio solo col perlinca. Qua. Sì, devi fare questa parte qui e questa. Lascia le parti più chiare ancora intatte. Allora, queste scure per vinca? Sì, esatto. Per vinca e basta? Sì, per il momento sì. Magari qui sotto col per vinca aggiungici un pochino di questo marroncino in modo da fonderlo un po' di più. Ecco, questo qua con un po' di per vinca. Ah, va bene. Ok. Sì, sì, sì. Aspetta un secondo. Sì, va bene così adesso. Meglio. Sì, sì, vedi che sta uscendo la forma. Sì.
Grazie.